Vi ricorderete sicuramente questo televisore Thomson Intuiva che abbiamo tenuto per pezzi di ricambio. Ebbene, è arrivato un altro televisore col display totalmente rotto. Trattasi di questo Sharp da 32 pollici. Infatti, come si può anche vedere qua, è fisicamente rotto, però ha un pro questo televisore, cioè che si accende perfettamente e la scheda funziona senza nessun tipo di problema. Anche in questo caso abbiamo un televisore che ovviamente è HD Ready, possiede una sola HDMI, non penso abbia il digitale terrestre integrato e sono all'incirca della stessa generazione. Come sapete, quando io mi trovo davanti a due televisori, in questo caso di generazione simile, viene scontato da pensare, da provare il fatto mistico o figo, come volete pensare che sia, del trapianto di LCD, ovvero cercare. Sperare anche di che questo LCD presente nel Thomson, che quindi è sano, funzioni e vada bene anche per la scheda di questo Sharp, e quindi di due televisori crearne uno solo. Comunque adesso iniziamo come prima cosa ad aprire il primo, e cioè lo Sharp, perché non l'ho mai aperto. Questo qui invece lo apriremo per secondo. E allora una vaschettina l'abbiamo presa, stacchiamo il cavo di alimentazione originale con anche questa bellissima ferrite. Che ci piace, ci è sempre piaciuto, e andiamo a svitare questo televisore. La prima cosa da fare è ovviamente svitare il piedistallo. Ed eccolo qua. Togliamo l'unica vite che ovviamente non era uscita e siamo pronti. E allora la prima cosa che vedo è che c'è veramente un inverter enorme e ho paura che queste siano addirittura più di 4 lampade, perché ne vedo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la bellezza di 8 lampade, e l'altra LCD ne avrebbe soltanto 4. Quindi questo potrebbe essere un piccolo problema se ricordo bene. La seconda cosa è la scheda T-Coin, che è questa qui, che qui ha questo connettore qui, che non so, a tutti gli effetti non so, se possa essere compatibile con il resto, cioè con l'altro mio televisore, perché qui ho poi le due classiche flat, che queste sono proprio del pannello, questa sarebbe la sua T-Coin. Vediamo se si possono, posso utilizzare le due flat del pannello dell'altro, oppure direttamente magari andare a prendere questo segnale qua, video dalla scheda, che sia compatibile con la stessa T-Coin. Sicuramente questo è un circuito decisamente, decisamente pesante e grosso. Cioè, guardate che alimentatore mastodontico c'è qua. Davvero, davvero una costruzione imponente. Qui tutta la scheda ben isolata lì sotto. Belli anche questi altoparlanti che ci sono qui, assolutamente niente da dire. E lì piccola pulsantiera per l'accensione, spegnimento e tutto quanto. Comunque adesso andiamo a aprire l'altro televisore e vediamo un po' se prima cosa il pannello è compatibile. E allora, in mezzo a tutto questo casino, mi correggo perché le lampade pensavo fossero 4, invece sono 8 anche qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quindi l'inverter, al di là che ovviamente è diverso questo inverter da questo, è comunque compatibile. Io posso attaccare tutte le lampade del pannello senza problemi. Ovviamente io qua ho una T-Coin diversa, perché ha un cavo totalmente diverso, come possiamo vedere da questo a questo, ma questo ovviamente è la T-Coin, dipende anche dalla stessa scheda. Qui c'è ovviamente una parte che copre le flat, che per adesso io voglio andare a smontare per capire se posso riciclare questa T-Coin, che dovrebbe comunque funzionare, e utilizzare il pannello grezzo attaccato a questa scheda ovviamente. Quindi andrò a misurare le flat del pannello, se sono all'incirca uguali possiamo già fare questo tipo di prova. Allora adesso andiamo a sollevare tutta l'elettronica, che malauguratamente c'è una vite, due viti che devo malauguratamente svitare prima. Allora, non so cosa si sia visto, perché la card mi ha dato degli errori buffi e strani. Comunque sia, allora, io qui ho staccato questo che è il cavo del pannello, che era ovviamente collegato, come si può immaginare, qui. Questa è la sua scheda T-Coin, questo è il pannello, abbiamo visto che ci sono le stesse lampade, e qui tutto bene. Allora io qui adesso voglio provare, anche se teoricamente dovrebbe essere forse un po' diverso, a staccare prima questo qui, che è il cavettino che alimenta questa T-Coin, perché non si autoalimenta evidentemente con
il solo pannello, ma nel caso della mia T-Coin, se fosse compatibile, posso tranquillamente non collegare questo cavo, teoricamente tutto mi dovrebbe funzionare senza problemi. Io vado a staccare però adesso questo connettore qui, come vedete si stacca in questo modo, e siccome ho recuperato questo cavettino qui, sarebbe interessante capire se è largo uguale e se è compatibile, perché vedete, dalla dimensione parrebbe quasi il suo. E quindi, beh, se fosse così sarebbe veramente una discreta fortuna. Comunque adesso provo a collegarlo, vediamo un attimo. Allora ragazzi, come vedete il cavo del vecchio pannello, cioè questo qua, entra perfettamente anche qui. Quindi significa che è assolutamente compatibile. Ora bisognerà fare una prova per capire se effettivamente questo pannello mi si accende. Quindi cosa farò? Cercherò di capire quanto è lungo questo cavo qui, questo cavo qua flat, che poi parte teoricamente da qui sotto, questo qui, quindi non so di preciso come sia incastrato, anche perché questi cavettini qui, forse voi non sapete, sono veramente molto ma molto delicati, perché voglio provare ad attaccarlo direttamente al pannello questo qua, in qualche modo, cercando di tenerli vicini, non lo so, eccetera, per vedere se si accende il pannello, perché se si accende il pannello, ovviamente senza retroilluminazione, perché non voglio stare a smontare tutto quanto, comprese le lampade, eccetera, io mi ritrovo con un televisore funzionante, quindi sarebbe veramente un grande colpo di fortuna. Comunque adesso mi arrangio un attimo e vediamo di fare questa prova. Come vedete qua abbiamo due flat, qua ne abbiamo quattro, la T-Coin è totalmente diversa, magari il connettore uguale, non riesco a far vedere assolutamente nulla sul pannello. Logicamente la retroilluminazione non ho potuto collegarla per ovvie ragioni, per cui si è andati a vedere un po' con la torcia così, ma purtroppo non ci sono segni di vita. È anche vero che avevo l'inverter staccato, ma non penso che l'alimentatore mi vada in protezione se non ho l'inverter collegato per non alimentarmi tutto il resto della scheda, perlomeno questo è quello che penso io. Adesso comunque voglio provare a fare l'ultima prova con anche collegato l'inverter, ma dubito fortemente che la cosa funzioni. Quindi niente, rimangono i due cadaveri e vi saluto al prossimo video. Riprenderemo mano a questo pannello quando troveremo un altro televisore tipo questo, come potremo prendere mano ancora questo quando troveremo un altro pannello che possa andare bene. Che dura la vita.